non dorme mai, sai che di un altro adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma sei in fondo al cuore tuo. Due giorni ricchi di musica, degustazioni e buon vino. Un successo per la Cantina Frentana, l'edizione 2023 di Cantine Aperte. Bravi. Presidente Carlo Romanelli, anche quest'anno avete creduto in questa bella iniziativa. Sì, naturalmente noi come ogni anno aderiamo a Cantine Aperte perché è un momento proprio per far conoscere sempre di più i nostri prodotti, la nostra cantina, il nostro territorio. Oggi praticamente più di ieri ci stiamo investendo per immagine e quant'altro, anche perché per quello che è successo in Emilia Romagna stiamo cercando di fare una promozione per mandare un messaggio di solidarietà ai romagnoli, all'Emilia Romagna. Gianni Pasquale, enologo della cantina. Questa iniziativa diventa ogni anno più importante e richiama gente. Quali le presenze e, soprattutto, quale vino sta andando per la maggiore? È una tradizione che si ripete da tanti anni e quello che una volta era comunque diciamo una festa del vino rivolta soprattutto a al nostro territorio, era molto diciamo le cantine frequentate sicuramente solo da persone del territorio, di regionali. Oggi vediamo come anche questa iniziativa di Cantine Aperte movimenta un turismo che anche di extra regione. Oggi abbiamo qui presenze di tante persone che vengono da fuori regione, anzi addirittura ci sono anche delle persone che probabilmente saranno in vacanza in Italia perché sono stati coinvolti da questa comunicazione e quindi sono ben lieti di venire a visitare le nostre cantine. Questo dimostra come Cantine Aperte è solo uno degli aspetti che bisogna curare per quello che è il turismo nel nostro territorio, un turismo enologico che sicuramente è testimonianza di quello che noi facciamo nelle nostre cantine e soprattutto nelle nostre campagne, perché sappiamo che oltre a comunicare i vini, oltre a parlare sempre di vini presso i nostri clienti, dobbiamo comunicare anche quello che è l'importanza del territorio, di quello che ci circonda, perché queste persone quando vengono a visitarci sono attratti sì dai nostri vini che rispondono a uno standard alto di qualità, però sono sicuramente desiderosi di conoscere quello che sta intorno al mondo del vino, quindi le nostre campagne, i nostri territori, gli uomini che ci sono dietro le coltivazioni e soprattutto anche la storia, i monumenti. Quindi allora si crea quindi una rete di interessi tra noi cantine e operatori di tutto l'indotto. Noi sappiamo anche oggi che viviamo in questa splendida momento di sviluppo del turismo sulla nostra costa di Trabocchi, quanto è importante, e noi facciamo di tutto per veicolare questo turismo sul nostro territorio. Ogni anno ci proponiamo di avere delle nuove, di comunque confermare quelli che sono i nostri vini storici e di, se fin quanto possibile, anche di elevare la nostra qualità, il nostro standard qualitativo, però cerchiamo anche di offrire nuove proposte. Oggi probabilmente vedo anche dall'interesse, il vino che sta riscuotendo più curiosità e più interesse è il nuovo rosato, un rosato IGT fatto da uve rosse del nostro comprensorio, quindi Montepulciano, Merlot, Syrah, con quello che è lo stile oggi del rosato nel mondo, un rosato che su uno stile che viene definito provenzale ha questa colorazione leggermente rosa, appena accennato come pink, e quindi è un vino che si impone a un interesse internazionale, non soltanto regionale. Giuseppe Alfino, vicepresidente di Cantina Frentana, avete abbinato anche una lodevole iniziativa. Sì, è vero, abbiamo messo in vendita la nostra bottiglia, la migliore che abbiamo, che è il 1960, e l'intero ricavato che avete voluto
doverosamente alle popolazioni colpite da questa tragedia, diciamo, dell'alluvione in Emilia Romagna. Non potevamo fare a meno e ci siamo sentiti in dovere di doverlo fare, in quanto queste popolazioni che magari vivono di agricoltura come la viviamo noi, sono state colpite da questa tragedia, e quindi ci sentiamo molto orgogliosi di questo gesto, perché le popolazioni che soffrono vanno aiutate. I vostri vini hanno ottenuto anche diversi premi. Quali vuole ricordare? Due premi che sono venuti fuori dal concorso internazionale di Bruxelles, dove la bottiglia del 1960 del Rubesto hanno ricevuto rispettivamente due medaglie d'oro, e ci ha reso veramente orgogliosi, perché questo fa capire che quando si lavora per fare qualità con i nostri soci in cantina, e poi i risultati vengono, e poi vengono fuori da manifestazioni internazionali e importanti, e insomma siamo molto orgogliosi. Chi gioca d'azzardo, chi gioca coi fili che ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia, na 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 na